Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura alla politica, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dà la possibilità all'Abruzzo di intervenire sulla sua rete infrastrutturale e digitale. Di quelle che sarebbero le priorità, ha parlato in conferenza stampa il senatore PD Luciano D'Alfonso, il servizio di Paolo Renzetti. Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato ed ex presidente della Regione Luciano D'Alfonso ha richiamato l'attenzione della Regione Abruzzo sul tema del potenziamento delle infrastrutture sul nostro territorio, parlando dei fondi che arriveranno con il PNRR e parlando di quelle che sono le priorità per il territorio. Certo, non le 68 che leggiamo nei documenti di programmazione strategica della Regione e neanche l'una priorità che abbiamo trovato in questa nota foglio che è stata scritta ai dirigenti e agli assessori da parte della regione attuale. Noi sappiamo che le risorse per l'Abruzzo sono circa 3 miliardi di euro derivanti dal PNRR. Più ci saranno 300-350 milioni di euro derivanti dalla scelta dei contraenti del PNRR nazionali declinati a livello di Abruzzo. Su queste straordinarie risorse finanziarie che dovranno coprire e accompagnare progetti con pareri degli enti terzi, l'Abruzzo può trovare risposta almeno a queste questioni che elencherò. Il cablaggio di scuole, università ed ospedali per la continuità dell'offerta educativa, formativa e sanitaria. Ogni scuola, ogni università e ogni struttura sanitaria potranno avere la qualificazione di continuità nella offerta formativa, educativa e sanitaria. Finalmente possiamo anche avere in Abruzzo continuità della telemedicina, anche prevedendo stagioni che noi speriamo non accadano di nuova fragilità. Così come c'è l'esigenza di ritrovare e recuperare quantità di acqua per la vita delle civili abitazioni, ma anche per le attività industriali, poiché stiamo soffrendo ancora la dispersione idrica. Il piano attivato da noi va ulteriormente implementata e anche realizzato. Ci sono risorse per questo, sia del PNRR, sia del nuovo settennato di programmazione Abruzzo, Stato membro Italia-Europa. Abbiamo il tema della viabilità su gomma per quanto riguarda alcune importanti varianti da completare. Penso alla variante di Vasto San Salvo, è una delle strade con il più alto tasso di incidentalità d'Italia, alla strada che conduce l'Aquila fino alla Salaria attraverso Amatrice, anche lì ci sono dei cantieri che devono essere completati. C'è la variante riguardante il quarto lotto della Teramo Mare, già finanziata, l'asse di penetrazione al Gran Sasso Pescarese, Loreto Penne, ci sono i soldi e ci sono anche le progettazioni. C'è anche il tema riguardante le varianti tra Pescara e Silvi, tra Pescara, Ortona. Per quanto concerne il raddoppio della galleria, ci sono assi di penetrazione che attendono lì di essere coperti. Pensate anche all'Istonia, che è una viabilità che collega la provincia di Chieti con il Molise. Tutto questo può trovare copertura lavorandoci insieme, evitando il gigantismo di 68 priorità o il nichilismo, il nullismo di una sola priorità, magari chiesta a terzi e quarti. Io voglio dare una mano sapendo che questi 30 mesi che abbiamo davanti non sono ripetibili. Se si perdono, dobbiamo aspettare i prossimi 15 anni. Trattativa in corso tra amministrazione comunale di Pineto e il Movimento 5 Stelle. In caso di accordo sul programma, i pentastellati potrebbero entrare in maggioranza, salvando così il sindaco Verrocchio dopo la diserzione di Italia Viva. L'amministrazione di Pineto è appesa a un filo. La crisi in consiglio comunale si è aperta quando circa un mese fa i quattro consiglieri di Italia Viva, eletti con la lista Scegliamo Pineto a sostegno del sindaco Verrocchio, hanno disertato l'aula abbandonando il primo cittadino. Per tutta risposta Verrocchio ha ritirato le deleghe a due renziani, tra cui l'assessore al bilancio e alla sicurezza Claudio Mongia. Ora è il Movimento 5 Stelle, che a Pineto ha due consiglieri finora all'opposizione, a poter assicurare i numeri della maggioranza, salvando
salvando il sindaco. Siamo pronti all'astensione tecnica per evitare il commissariamento in questo difficile periodo storico, ha detto in conferenza stampa il capogruppo da Fiume. La cosa che più ci interessa è non lasciare la città in piena stagione turistica, in piena campagna vaccinale e con tutte le problematiche che sappiamo derivanti dalla pandemia scoperta di un'amministrazione. Questo non significa che siamo organici alla maggioranza, si è iniziato un percorso di confronto sui temi, quindi il nostro è un atteggiamento responsabile da cittadini di Pineto prima di tutto, oltre che consigliere del Movimento 5 Stelle, per cercare di non lasciare la città completamente senza amministrazione. E solo nel momento in cui ci dovesse essere una quadra sui temi da portare avanti, allora potremmo pensare di entrare in maggioranza. È in corso il confronto tra sindaco e pentastellati per trovare un punto d'incontro sul programma di governo. Le priorità dei 5 Stelle riguardano turismo, commercio e ambiente. In caso di convergenza sui temi, dicono i grillini, entreremo in maggioranza per senso di responsabilità, ma abbiamo già rifiutato un assessorato. Intanto Verrocchio dovrà decidere come ridistribuire le deleghe revocate di Italia Viva, che al momento sono assolte dal primo cittadino. Vi aspettate che questo confronto possa portare a un rimpasto di giunta e casomai un assessorato? Ma allora, questo noi iniziamo, la sua domanda è pertinente, ma questa è la coda, cioè nel senso che quello dovrà essere lo sbocco finale nel momento in cui ci saranno le condizioni. Non è il nostro obiettivo entrare in giunta per avere un assessorato. Quindi di questo noi non abbiamo parlato ancora all'interno del gruppo, perché prima bisogna fissare i punti programmatici. Se i punti programmatici saranno condivisi, allora è ovvio che da persone responsabili ci dovremmo assumere anche le nostre responsabilità. E ora la cronaca, tragedia nella notte nel Pescarese. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita per le lesioni riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 5 in via Piave a Cepagatti. Gravi le condizioni della fidanzata, una 27enne di Pianella, che era con lui. Il giovane, originario di Penne, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un guardrail. Lo schianto è avvenuto in curva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il trentenne non c'è stato nulla da fare. La ragazza è stata invece trasportata in ospedale a Pescara, la 27enne è in coma farmacologico, in rianimazione, la prognosi è riservata. Rilievi accertamenti a cura dei carabinieri di Cepagatti e del NORM di Pescara. Al Ferro di Cavallo di Pescara i residenti hanno ricordato oggi Simona Patanè, la donna coraggio del quartiere, così chiamata, scomparsa alcuni giorni fa. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pettinari esorta il comune a installare almeno le telecamere lì in zona. Vediamo. Consigliere Pettinari, lei oggi è venuto qui al Ferro di Cavallo per accendere nuovamente una luce, un faro su una situazione comunque non semplice anche per molti residenti che vivono qui in questa zona e che sono presenti anche questa mattina qui in Via Tavo. Sì, intanto vorrei annunciare che questa ennesima battaglia la stiamo facendo e conducendo in nome e nel nome di Simona Patanè, che è stata una grande combattente, è venuta a mancare qualche giorno fa. Qui c'è la famiglia, c'è la madre, ha combattuto sempre a fianco a noi. Ecco, qui stiamo parlando della piazza di spaccio più importante della regione Abruzzo e una delle più importanti del centro Italia. Immaginate che dalla mattina alla sera qui entrano centinaia e centinaia di persone, acquirenti, ad acquistare droga. Io ho fatto un calcolo mio personale, qui si arriva all'incirca un traffico di denaro illecito giornaliero di quasi 100.000 euro solo in questo maledetto fazzoletto di terra che si chiama Ferro di Cavallo. 100.000 euro, quindi immaginate la potenza economica di chi, dei criminali che gestiscono questa piazza, ma qui non c'è solo spaccio di droga, qui si è ammazzato e si è sparato, ci sono stati omicidi in questa piazza, quindi non stiamo scherzando proprio per niente, ci sono ancora tanti occupanti abusivi, ma quello che grida vendetta e mi fa davvero male è che la maggior parte delle persone disoneste che sono qui non hanno necessità di un alloggio popolare, utilizzano l'alloggio popolare per le attività illecite, per la loro bottega quotidiana che vende morte. Quindi qui cosa accadono? Gli acquirenti vengono a
acquistano droga, si spostano nei vicini palazzi qui quegli scheletri e lì accade di tutto, c'è la vera stanza del buco dove si denudano, si spogliano, li vedi ogni giorno con queste siringhe dappertutto, si accampano, dormono la notte, potete mai immaginare il degrado. Poi ci sono alcune prostitute, anche giovanissime, che si prostituiscono qui nella vicina via Tiburtina per farsi quei pochi spiccioli per poi venire, acquistare droga e andare nella stanza del buco. Capite il degrado, cosa si consuma in questa zona? E immaginate che a fronte di tutto questo noi non abbiamo una telecamera, una sola telecamera, non esiste una sola telecamera di videosorveglianza nella piazza di spaccio dove si è ammazzato. Ditemi voi se è una cosa normale, non solo, ci sono occupanti abusivi che continuano ad occupare abusivamente, a stare qui dentro, non c'è un'unità fissa di polizia H24 che continua a chiedere da tempo, si parla dell'abbattimento, ho sentito solo slogan, l'abbattimento, cosa produrrà l'abbattimento del ferro di cavallo? Che la maggior parte dei delinquenti si sposteranno 100 metri perché ci sono case vuote, non assegnate, pronte per essere occupate abusivamente, non si risolve così il problema, qui il problema si risolve massicciamente con interventi di bonifica massicci con forza dell'ordine, videosorveglianza, sfratto degli occupanti abusivi e ripristino, soprattutto applicando la legge regionale 96-96 per la verifica dei requisiti, perché se si applicasse la legge il 90% di queste persone non potrebbero vivere qui, perché hanno un tenore di vita altissimo che non consente, secondo i requisiti della legge, di permanere nelle case popolari. Ancora cronaca, nella serata di ieri il personale della squadra mobile nell'ambito del servizio di rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, predisposto dal questore Luigi Liguori, a Montesilvano, nei pressi del casello autostradale di Pescara Nord, hanno arrestato un cittadino albanese di 28 anni con precedenti per violazioni sulla legge sugli stranieri. Nel corso di un servizio di osservazione del personale della squadra mobile, gli agenti appostati nei pressi del predetto casello autostradale notavano che lo straniero a bordo di una Mercedes ha attraversato la barriera del casello autostradale e dal casello proveniente da nord si dirigeva verso Montesilvano. Gli agenti della squadra mobile, insospettiti dal comportamento del giovane che viaggiava a bassissima velocità, hanno deciso di controllarlo e nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente, precisamente 4,8 grammi di marijuana all'interno del vano portaoggetti dell'autovettura e 10,2 kg di marijuana nel vano bagagliaio posteriore. L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato nella casa circondariale di Ascoli Piceno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Riqualificati i giardini di Piazza Santa Caterina di Pescara grazie a una collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Guardia Civile Ambientale. La riqualificazione del Parco di Santa Caterina era uno degli obiettivi, assessore, che lei si era prefisso all'inizio del suo mandato, un parco particolare in una zona particolare della città dove in passato ci sono stati anche problemi di ordine pubblico. Sicuramente questa è una grande soddisfazione oggi, vedere questo parco aperto a tutti, quindi noi abbiamo avuto dei grossi problemi in questo parco perché non c'è stata mai integrazione, da oggi le cose sono cambiate, vedo con grande piacere la partecipazione di tutti. Questo è un parco particolarissimo che è ubicato al centro di Pescara, quindi questo risultato che stiamo ottenendo oggi io vorrei che fosse di esempio per tanti altri parchi della città di Pescara. In alcuni già grandi problemi non li abbiamo, in alcuni altri sì, ma questo deve essere d'esempio. Quella di oggi è una giornata importante perché viene siglata questa collaborazione tra l'amministrazione comunale di Pescara e la Guardia Civile Ambientale, insomma voi vi occuperete di questo parco come avete fatto in passato anche con altri parchi. Sì, è vero, noi nel passato ci siamo occupati degli altri parchi, specialmente della riserva d'Annunziana, abbiamo fatto della vigilanza all'interno all'epoca anti-Covid, quindi un distanziamento sociale, ora stiamo collaborando proprio per ridare un po' di parchi alla cittadinanza, il nostro compito è quello di guardie zoofile e in più facciamo anche il distanziamento per vietare gli assemblamenti e questo verrà fatto grazie alla ditta Tomowalk
Fra poco verrà fatto anche in moto, con due moto elettriche, che ci consentirà di percorrere queste strade all'interno dei parchi, specialmente nel parco della riserva d'Annunziana, per preservare anche il parco. I mezzi sono totalmente elettrici, sono delle moto, noi facciamo tre tipologie, abbiamo scelto la moto ideale per il lavoro che svolgono loro, per aiutare sul territorio, per essere più veloci e nel servizio. E in più la moto è una moto ecologica e soprattutto è la moto abruzzese, perché noi siamo una compagnia che è instaurata a Teramo e costruiamo la moto dentro i nostri stabilimenti su Viale Bovio. È nata questa collaborazione, abbiamo donato le moto, queste due moto brandizzate, colorate per il loro servizio, con alcuni accessori che serviranno proprio per migliorare le tempistiche sul loro operato. Si chiama Stella Maris Lab, il progetto che vede il comune di Montesilvano capofila per l'autoimprenditorialità. Un incubatore di impresa sociale diffuso e articolato su 46 comuni della provincia di Pescara, e questo è il progetto denominato Stella Maris Lab, progetto che passa per l'attività di formazione, di orientamento e di inclusione lavorativa per 120 beneficiari di 46 comuni della provincia di Pescara divisi per ambiti sociali, e si pone l'obiettivo di accompagnare i beneficiari all'autoimprenditorialità. Montesilvano è capofila del progetto, che riunisce partners pubblici e privati, passando dal comune più grande Pescara a quello più piccolo, Corvara, attraverso l'azienda speciale per i servizi sociali. È un progetto che siamo felici di portare avanti insieme a altri 46 comuni 45 comuni del territorio, un progetto di cui Montesilvano è capofila e che ha ottenuto un finanziamento di 600.000 euro di fondi europei, grazie ai quali 120 soggetti che verranno selezionati, sulla base di alcuni requisiti previsti proprio dal bando, avranno la possibilità di portare avanti dei tirocini formativi molto innovativi, che daranno la possibilità appunto a chi rappresenta una fascia sociale abbastanza delicata, potrà in qualche modo, come dicevi bene tu, in qualche modo ragionare una autoimprenditorialità, cioè una formazione proprio all'avvio di attività imprenditoriali sui territori, che ci auguriamo possano avere continuità nel tempo e dare la possibilità appunto in un periodo storico peraltro difficile come questo, dei soggetti avere un futuro da un punto di vista lavorativo. Ovviamente non solo i soggetti saranno fruitori nel momento in cui si avvieranno delle imprese, ma a cascata ci saranno altri posti di lavoro, e questo è una gran bella cosa per noi come Montesilvano, come capofila, per i comuni coinvolti e per il territorio. Sono tante le imprese che sono state in difficoltà e sono tuttora in difficoltà, e è altrettanto difficile, anzi ancora più difficile oggi, pensare di iniziare nuove attività, e quindi questo progetto darà la possibilità intanto di formare, di avviare attività importanti sul territorio anche da questo punto di vista, cioè in questo momento storico sono più le attività che stanno chiudendo, più le attività che rischiano di chiudere, che quelle ovviamente che aprono, e 120 imprese su un territorio oggi rappresentano davvero tanto da questo punto di vista. A Francavilla al Mare dal 4 all'8 agosto si svolgerà il Blue Bar Summer Festival 2021, tanti gli artisti che si esibiranno nel comune in provincia di Chieti. Sarà un agosto di grandi eventi a Francavilla al Mare, di grandi artisti, di grandi cantanti che si esibiranno in città, assessore. Sì, sarà sicuramente uno splendido e scoppiettante agosto, seppure nel rispetto delle norme Covid, che siamo ancora in piena pandemia, dobbiamo stare attenti a non far ripartire la quarta ondata, ma abbiamo organizzato una splendida estate. Partiamo già il 2 agosto con uno spettacolo comico e poi proseguiamo con il Blue Bar Summer Festival. Tutto ciò quest'anno verrà svolto nell'Arena del Mare, nel nuovo porto turistico di Francavilla, proprio per
dargli visibilità per far vedere questa nuova zona che sarà il polo attrattivo di Francavilla. Sarà un'estate appunto di spettacoli teatrali, spettacoli comici e musica di altissimo livello. Il Blue Bar Summer Festival verrà presentato oggi dagli organizzatori, ma poi partiremo con Gigi D'Alessio, Carl Brave, Willy Peyota, Antonello Venditti. Insomma, avremo veramente un'estate con spettacoli per tutti, ognuno potrà scegliere ciò che gradisce, e c'è stato già un grande riscontro, è quasi tutto sold out perché la gente ha voglia di uscire, di partecipare, insomma di tornare a vivere veramente. Ancora un altro anno con il Blue Bar a Francavilla, ma soprattutto un'altra grande edizione con grandissimi nomi della musica. Ci proviamo, noi ogni anno ci proviamo, questa è la 19ª edizione, dal 4 all'8 agosto, 5 serate fantastiche, ogni sera sarà un doppio concerto, ognuno diverso, cioè ci saranno 5 storie diverse da raccontare e vedrete, ci si emozionerà ancora una volta. Il finale sarà con Samuele Bersani, che sarà un concerto fantastico, lo dico perché veramente ha preso quest'anno il disco d'oro, ha vinto al Club Tenco, insomma siamo su altissimi livelli. Per la prima volta verrà Tullio De Piscopo, che non è mai venuto a Francavilla, festeggeremo gli Osanna, i 50 anni di carriera degli Osanna, ci sarà Gio Bastianich, l'uomo più cattivo di tutti i social, di tutti le cose, invece racconterà qui una storia musicale, Dolce Nera, solo pianoforte, insomma ci saranno veramente tante tante cose. Estate con i fiocchi per Francavilla. Con la musica, non con i fiocchi, una musica con i fiocchi. Grazie a voi. E ora lo sport con il calcio, la fascia destra del Pescara si rinforza con l'arrivo imminente di Tommaso Cancellotti, che due stagioni fa ha indossato sempre in Lega Pro la maglia del Teramo. A sinistra occhio a Cotali, soprattutto in relazione alle vicende che riguardano il Chievo. E a Teramo invece è saltata la trattativa Cianci-Palermo, ancora tutto fermo in entrata. Il servizio è di Jacopo Forcella. Tra qualche ora Tommaso Cancellotti potrebbe tornare a riabbracciare calcisticamente l'Abruzzo, stavolta però con colori diversi, perché il terzino destro che nella stagione 2019-2020 ha indossato la maglia del Teramo, il diavolo presumibilmente se lo ritroverà da avversario, visto che a breve si creerà l'accordo col Pescara di Gaetan Auteri. Per l'annuncio se ne riparlerà ad inizio settimana prossima, ma quello che è certo è che il tecnico del Pescara ha completato la corsia destra con Cancellotti, che partirà almeno nelle intenzioni un filo avanti rispetto a Zappella. Il 29enne di Gubbio dunque, dopo il successo col Perugia tornato in Serie B, rimane nella terza serie e a Pescara, dove sbarcherà a titolo definitivo, firmerà un contratto di 2 anni. 19 le presenze in campionato con la maglia del Grifo, un'annata che era iniziata a Teramo con la presenza all'esordio contro il Palermo a mercato ancora aperto prima del passaggio in Umbria. A sinistra Rasi potrebbe aver convinto tecnico e società a tesserarlo, ma i fari sono puntati su Cotali del Chievo, che ha depositato ieri il ricorso al TAR del Lazio per impugnare la decisione del collegio di garanzia del CONI che l'ha esclusa dal campionato di Serie B, ma sembra avere poche possibilità di farcela. A quel punto i giocatori sotto contratto con il Chievo sarebbero svincolati d'ufficio e il Delfino a Cotali ci sta seriamente riflettendo. Chi invece ha già salutato è Cristian Burino, che Beppe Scienza ha chiesto espressamente per la sua Pro Vercelli. L'attaccante va in Piemonte a titolo definitivo, con l'annata appena archiviata divisa tra Teramo, esperienza non positiva, e Monopoli, dove invece proprio grazie a Scienza è riuscito a riscattare una prima parte sottotono. Davanti ora manca ancora qualcosa? Per la corsia esterna piace un altro ex biancorosso come Panico, che a Novara potrebbe presto vivere la stessa situazione contrattuale di Cotali in caso di decisione avversa degli organi e di giustizia sportiva. Se a Pescara dunque il mercato è in piena evoluzione e a Teramo ancora tutto fermo, la prossima settimana dovrebbe esserci qualche operazione, specie in entrata, perché l'organico a disposizione di Federico Guidi è ancora ampiamente incompleto. Saltato l'accordo tra Cianci e il Palermo, che ha preso Brunori, l'attaccante torna nei radar del Padova, che potrebbe pensare al centravanti barese per la sua prima linea. Non solo lui, perché anche Santoro, Piacentini e Diachité sono cedibili a fronte di un'offerta congrua,
Il problema è che, aspettando le cessioni, gli acquisti sono ancora in stand-by. Il tecnico biancorosso ha iniziato a lavorare da qualche giorno con quelli che ha a disposizione e con gli aggregati del settore giovanile e avrà come mission quella di rivitalizzare un gruppo nel quale alcuni di quelli che sono rimasti, come Viero e Mungo ad esempio, hanno avuto poco spazio con Massimo Paci. Ma non può bastare, perché per il suo 4-3-3 Guidi ha bisogno di esterni in attacco e, se va via Santoro, anche di mezzali a supporto di Andrea Rigoni, oltre che di un centravanti se Cianci salutasse. Serve un terzino sinistro, mentre a destra per il momento c'è ancora Diakité. Il DS biancorosso Carlo Musa ha un lavoro lungo, molto lungo, e con agosto alle porte neppure troppo tempo per completarlo. E a proposito di esterni di difesa, il diavolo è vicino a Francesco Rillo, il terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Benevento, che negli ultimi mesi ha giocato nella Casertana. La formula è quella del prestito dalla società del presidente Vigorito. La prossima settimana dovrebbe arrivare la chiusura dell'affare. È partita ufficialmente la nuova avventura in Serie D del Nereto Calcio. Dopo le parole del neopresidente Luciano Bartolini, anche quelle del sindaco del comune vibratiano Daniele Laurenzi. Per il primo cittadino questa nuova avventura può essere un volano per far conoscere il comune fuori dai confini regionali. E intanto nelle prossime ore sarà ufficializzato lo staff tecnico, che a meno di sorprese vedrà mister Stefano Senigallesi alla guida della formazione rossoblù, mentre Franco Teodoro sarà il nuovo direttore sportivo. Stefano Recanati. Sindaco Laurenzi, dopo 23 anni Nereto riabbraccia la Serie D, intanto partiamo da qui. Sì, questa è una grande opportunità, non solo a livello sportivo, mi permetto di dire, ma a livello di comunità. Bisogna saperla coglierla questa opportunità. Io mi auguro che non solo ci sia il coinvolgimento da parte dei tifosi, quindi già noto un grande entusiasmo intorno a questo nuovo progetto, ma mi permetto di dire, e non solo dire, perché ho già avviato delle interlocuzioni anche con alcuni imprenditori locali per cercare di prospettare, anche di dare una mano all'attuale società. Certo, nei limiti di quello che può fare un sindaco, io ho molto rispetto dei ruoli, delle prerogative, delle funzioni di ciascuno, e l'amministrazione comunale sotto questo aspetto io ritengo che abbia fatto quello che doveva fare. Lo ha fatto in passato con la precedente società rispetto alla gestione degli impianti, che sono stati messi a disposizione in maniera corretta, ma devo dire e devo sottolineare a costo zero per la società che ha deciso di andare via, e così sarà anche per questa società nel rispetto di quello che prevede la normativa. Però è chiaro che anche qui raggiungeremo un punto di equilibrio importante per chi vuole fare calcio sul nostro territorio. Non è solo un vanto sportivo quello di avere una categoria importante che comunque il nostro comune, il nostro paese, la nostra comunità già ha vissuto in tempi d'oro, con dei presidenti comunque locali. Io li voglio anche ricordare, Luigi Capoferri e Bruno Baldini, che sono stati due presidenti che comunque hanno garantito una categoria importante con grandi impegni economici. Io ringrazio il presidente Luciano Bartolini per avermi chiamato, per aver fatto un discorso molto chiaro dall'inizio. Ci siamo guardati negli occhi. Io credo che quando due persone si guardano negli occhi già è un punto di partenza importante. Proseguiamo con la pallavolo. Dopo molte stagioni la città di Montesilvano ritrova la Serie B del volley grazie alla Ceteas. Con il coach Iachini e la centrale Innocenti, i programmi futuri per la compagine appena promossa nella categoria superiore. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Parliamo di futuro con il mister Gianluca Iachini. Da tanti anni che il Montesilvano non rivedeva la Serie B, i programmi devono essere assolutamente ambiziosi, anche perché accanto a te è una bellissima ragazza e oltretutto molto brava, che esprime il passato perché è giocatrice esperta, ma anche il futuro, le aspettative per un torneo di livello. Sì, sì, passato fino a un certo punto, perché lei è giovane e quindi può ancora dare tanto. Ci mancherebbe. Sperando alla nostra causa.
causa. Sì, sono tanti anni che Montesilvano non riusciva a ritornare nella categoria nazionale, questo ce ne siamo accorti dopo, perché nessuno pensava prima di fare questo tipo di calcoli. Adesso effettivamente stiamo facendo queste considerazioni. La società assolutamente vuole che si riesca a fare una squadra che possa salvarsi, sicuramente salvarsi, e poi al limite andare avanti per qualcosa in più nella prossima stagione. Me lo giuri, me lo prometti, perché io ti ho fatto riconfermare come allenatore, quindi non mi far fare brutte figure per la prossima assolutamente stagione. Assolutamente no. E parliamo con Giada, bravissima centrale, Giada Innocenti. E Giada, allora, la B2 comincia a essere un livello appetitoso, interessante, e visto che siamo nel ristorante giusto, il mulino gira ottimamente, quindi dobbiamo fare bella figura anche per la prossima stagione. Non sentire l'allenatore, salvezza eccetera, puntiamo più in alto, vero? Allora, buonasera a tutti. Sì, oddio, la categoria è un po' più alta sicuramente, ci saranno giocatrici di esperienza, però ora non so la squadra come sarà, perché è ancora presto, però sicuramente puntiamo a fare bene, perché comunque insomma quando si sta in campo si vuole vincere sempre. Poi adesso vediamo. Che contributo darà Giada Innocenti invece? io dove devi migliorare? Allora, sicuramente ognuno ha i propri limiti, io li so, e cercherò di fare il possibile anche quest'anno. Muro fast, primo muro tempo, fast, tutto, primo tempo, voglio, sì sì, io, a me piace. Sentiamo giocare l'allenatore, tutto. Sta dicendo, sai che non ridere, dove però deve migliorare lei? Lei deve solo mettersi in testa che deve giocare la palla davanti, un primo tempo o una sette, ed è infermabile. Io ti stavo provocando perché è bravissima, perciò lo sto dicendo apposta. È forte, infatti. Non ha bisogno, dire che a me basterebbe che comunque si non potessero... ha bisogno di nulla. L'unica cosa di cui si ha bisogno un po' tutti è il pubblico, e chiudiamo con questa, certo, con questa festa questo... bellissima di, sì, della sì, promozione. È una festa bellissima. Noi purtroppo, se dovesse, hai visto anche alla finale, se il palazzetto dovesse avere la possibilità di riaprire sul pubblico, non abbiamo problemi. Io faccio un invito, ma penso che appunto perché c'è voglia di pallavolo a Montesilvano ci sarà sicuramente. E ci saremo anche noi. Ecco, e vince! E vince la Gedeas! E si va in Serie B! E si va in Serie B! Questa era la nostra ultima notizia, i servizi sono online su YouTube e su tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.